Ciao a tutti, sono Alessandra Leone, Master Crystal Nails. Oggi parliamo di un argomento molto importante che è la corretta adesione del prodotto Royal sul prodotto acrilico. Per quanto riguarda la corretta adesione, è importante conoscere perfettamente il prodotto con cui stiamo lavorando, in questo caso con il prodotto acrilico. Con il prodotto acrilico noi andiamo a realizzare la struttura che poi eventualmente andiamo a colorare. È importante sapere che l'acrilico nasce senza aver bisogno della polimerizzazione attraverso la lampada LED o attraverso la lampada UV. Nasce come prodotto finito che polimerizza attraverso l'ossigeno. Per questo motivo, attraverso le limature, noi andiamo a lucidarlo completamente e quindi a dare una corretta chiusura al materiale. Per quanto riguarda la lucidatura, noi possiamo lucidarlo sia attraverso il mattoncino Quick Shine, attraverso prima l'utilizzo del lato più scuro e poi del lato bianco, o attraverso il lucidante e il suo mattoncino. Questo ci permette di poter non solo chiudere il prodotto completamente e lucidarlo, ma soprattutto proteggerlo da tutto quello che è eventualmente delle macchie che possono appunto creare delle problematiche su una superficie porosa. In questo caso non avremo porosità. Per questo motivo, nel momento in cui decidiamo invece di colorare attraverso un gel la superficie dell'acrilico, dobbiamo ricordarci di lasciarlo leggermente poroso, quindi evitare qualsiasi passaggio che possa lisciare completamente la superficie e quindi chiudere completamente il prodotto e quindi avere una scarsa adesione del prodotto Royal o comunque del color gel sulla superficie. Quindi che cosa possiamo fare? Abbiamo vari metodi per far sì che il Royal non si stacchi dalla superficie acrilica. Il primo metodo è quello di utilizzare il buffer e direttamente il prodotto Royal. In questo caso, nel momento in cui vado a bufferare la superficie, non devo utilizzare un buffer usurato e magari evitare anche di utilizzare un buffer dal lato scritta, ma utilizzare appunto il lato posteriore che ha una grana un pochino più grossa e quindi permette di sistemare la superficie, di lisciare la superficie, ma non di eliminare la porosità che a noi serve per far aderire il materiale successivo, quindi il nostro prodotto Royal. In questo caso andiamo dirette, quindi una volta effettuata la limatura e una volta effettuato il passaggio del buffer dal lato senza scritta, posso andare direttamente con il prodotto Royal a colorare la superficie. Subito dopo andrò ovviamente a chiudere il tutto, quindi a proteggere il tutto attraverso un top, un qualsiasi top a nostra disposizione che ovviamente scegliamo in base alle abitudini della cliente e anche a quello che eventualmente dovremo fare dopo. Altro tipo di passaggio che posso fare è quello di coprire la superficie, anche in quel caso non perfettamente bufferata, o con dei top senza strato di inibizione o con delle basi con strato di inibizione. Se scelgo un top senza strato di inibizione, come potrebbe essere il Cool o il Top Shine Extreme, devo ricordarmi che non avendo lo strato di inibizione posso avere due opportunità. La prima è quella di far polimerizzare il top correttamente, completamente 2 minuti in lampada, e poi opacizzarlo leggermente con il lato scritta del buffer e poi andare con il prodotto Royal. Oppure un'altra cosa che posso fare è considerare di farlo polimerizzare solo ed esclusivamente 40 secondi e usufruire di quel pochino di strato di inibizione che resta per creare l'adesione tra la superficie del top e il nostro Royal a disposizione. Altra cosa che invece posso fare è sostituire questo prodotto da tramite, chiamiamolo così, con delle basi. In questo caso avremo lo strato di inibizione, sia base gel che base compact che builder base, una volta polimerizzati correttamente, rilasciano strato di inibizione ossidativa. In questo caso lo utilizzo nel momento in cui voglio applicare su un color gel. Allora in quel caso sfrutto quello strato di inibizione per far aderire un color gel che ha anch'esso uno strato di inibizione. Quindi polimerizzazione completa di una delle tre basi, subito dopo applicazione di una o due stesure di color gel e poi ancora il top, sempre seguendo la mentalità di prima, quindi scegliendo il top in base alle abitudini della cliente e a quello che dobbiamo fare successivamente.
Ultima cosa che potremmo fare, un po' più lenta come passaggio, ma magari abbiamo solo le basi a disposizione, è quello di far polimerizzare le basi e subito dopo procedere con l'opacizzazione delle stesse e poi applicare dei royal. In questo caso, se preferite, magari il prodotto royal non rischia di allargarsi sullo strato di inibizione, possiamo appunto eliminare lo strato di inibizione col cleanser, opacizzare leggermente con l'autoscritta dei buffer le nostre basi e poi procedere con una o due stesure del nostro royal. Ovviamente subito dopo andremo sempre a sigillare il tutto con uno dei nostri top, con il top che preferiamo. Qui alla lavagna, come vedete, avete di nuovo tutto quello che io vi ho spiegato, come se fosse un piccolo riepilogo che vi inserirò all'interno dei commenti di questo video, così che potete sempre andare a riguardarlo qualora ci fossero magari delle dimenticanze, diciamo così. Colgo l'occasione nel momento in cui stiamo parlando appunto dei Royal per presentarvi quelli che sono i Royal novità. Abbiamo quattro Royal a disposizione, sono dei Royal molto belli, delle tonalità primaverili, 154, 155, 156, 157. Sono dei colori molto belli, abbiamo una corretta polimerizzazione di 2 minuti in UV e 1 minuto in LED. La coprenza è perfetta già con la prima stesura, con la seconda stesura ovviamente i colori sembrano molto più brillanti. Come sapete, i Royal sono dei prodotti senza strato di inibizione, quindi sono dei prodotti che hanno bisogno di polimerizzare tra una stesura e l'altra solo ed esclusivamente 40 secondi per permettere l'adesione della stesura successiva e ancora del top. Quindi è importante ricordarsi questo quando lavoriamo sulle unghie delle nostre clienti. È importante conoscere perfettamente il prodotto con cui stiamo lavorando. Ricordiamoci che il Royal, grazie alla sua pigmentazione, può essere utilizzato oltre che per il classico monocolore, anche per effettuare qualsiasi tipologia di French, possiamo utilizzare qualsiasi tipologia di nail art, possiamo utilizzare tanti pennelli a disposizione per poter effettuare appunto le nostre nail art in qualsiasi tecnica. Per quanto riguarda il monocolore, ovviamente i pennelli più utilizzati sono Nero Merlot 0 e Nero Merlot 1. Sono differenti per quanto riguarda la grandezza, Merlot 0 è più piccolino di 2 mm rispetto al Merlot 1, hanno entrambi una forma rotonda e una setola naturale che vi permette appunto di poter applicare il colore nella zona cuticolare senza creare particolari problemi e soprattutto senza sporcare la zona cuticolare. È importante utilizzare un pennello dalla setola naturale perché ovviamente questo tipo di setola vi permette, di evitare di creare delle striature e, di applicare il colore in maniera molto più confortevole. Quindi ripetiamo i colori dei Royal, 154 che è un colore un pochino più delicato, tonalità crema, 155 un rosa un pochino più brillante, 156 è un arancio molto molto forte, molto bello, quasi un neon, molto bello per questa stagione. 157 è questo colore molto particolare che possiamo tranquillamente abbinare anche agli altri appena detti. Ne approfittiamo, così che parlando di Royal possiamo parlare anche delle novità. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione. Spero che sia stato utile, ovviamente io resto a disposizione anche nei commenti nel caso ci fossero delle domande inerenti a questo o anche ad altro o semplicemente alle novità. Vi abbraccio tutti e vi aspetto nelle aule corsi di tutta Italia. Grazie mille.